Sanremo. Una coppia attesissima al Festival di Sanremo, sono con noi Mahmood e Blanco. Sono andata velocissimo al punto perché non vedo l'ora di potergli parlare. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao, tutto a posto? Assolutamente sì, spero anche per voi, anzi soprattutto per voi. Sì. No, inizia a sentirsi un po' di tensione o siete ancora nella fase di relax? No, si sente, però è una pressione positiva. Ok, quindi può solo tramutarsi in, anche perché voi sarete nella prima serata, quindi non manca davvero molto all'esibizione. Qualche preparativo particolare prima dell'esibizione l'avete già in programma? In realtà è tutto un po' una sorpresa, cioè non vogliamo spoilerare troppo in realtà, perché abbiamo provato un sacco e speriamo di fare bella figura, ecco. L'importante è non cagarsi addosso, perché di base quella lì è la roba un po' che fa sbagliare ogni tanto, però in realtà, cioè, quando guardo Ricky mi sento più tranquillo. Ok, quindi paradossalmente, e lo dico solamente per una questione di esperienza e di età, sei tu, Alessandro, che già, voglio dire, un festival l'hai vinto, che guardi lui e ti senti tranquillo. Non so se per Riccardo è la stessa cosa. Sì, no, ma no, mi dà conforto. Ci scambiamo l'energia. Diciamo che stare in due aiuta. Sì. Ok, aiuta se ovviamente si va molto d'accordo anche caratterialmente. Vi è capitato di discutere su qualcosa dal momento in cui avete iniziato a lavorare? C'è stata una volta che stavo girando il video in Olanda e in pratica io volevo fare il bagno nel mare, no? A meno 5 gradi. E io gli ho detto, dai Ale, facciamolo, buttiamoci perché è bellissimo. È la scena, è questa. E lui dice, boh, io no, che passa. E allora abbiamo iniziato a discutere mentre stavamo facendo il video, cioè bellissimo. E ci sono le riprese che ci hanno fatto vedere dopo di noi due che burliamo nella spiaggia, che io che lancio la bici. Ho detto, dai. Beh, come gli amici, poi fanno così, ragazzi, ogni tanto si discute, poi lo sappiamo che Riccardo quando può si butta nell'acqua, possibilmente poco vestito, e lui si vede che quello è un po' l'habitat, no? E quindi... Bello stare in contatto con la natura. Però anche Ale ce l'ha, cioè noi infine abbiamo la cosa che ci accomuna, è che a livello di immaginario siamo molto differenti, però in realtà stando molto insieme in questo periodo abbiamo capito che in realtà ci sono molti punti in comune. Esatto. Ok, arriviamo alla canzone che poi è il fulcro, chiaramente è il vostro lavoro che portate al festival. Partiamo, se vi va di raccontarmelo, dal giorno, se ho capito bene, in cui Alessandro sta scrivendo con Michelangelo capita anche Riccardo lì, cioè Alessandro, tu avevi voglia di scrivere con Michelangelo, giusto? Sì, stavo diciamo scrivendo dei pezzi nuovi, poi ci siamo beccati un giorno in studio tutti e tre. Il giorno dopo, esatto. Abbiamo iniziato da lì a creare il ritornello, ma perché ci eravamo incontrati per conoscerci, perché io ci eravamo già sentiti io e Ale, ma non ci eravamo mai conosciuti. Poi ci siamo appunto visti da Michelangelo, mentre io e lui parlavamo, ha iniziato a suonare il piano e poi abbiamo deciso di buttare un ritornello e è nato Brividi. Quindi questa canzone che, se ho capito bene, Riccardo ha fatto sentire ai genitori, che non hanno detto solo bella, ma hanno detto bella da Sanremo. Esatto. Mio papà mi ha detto anche buttati. Ed eravamo in macchina, quindi potevo capire se andare a Sanremo o buttarmi dalla macchina. Però hai capito, buttati nel senso vai a Sanremo. Quindi avete parlato ed è venuta fuori questa collaborazione che inizialmente ha un po' stupito, nel senso che siete, possiamo dire, senza offendere, perché tanto siete comunque giovani tutte e due, comunque due generazioni diverse che guardano in questo caso in Brividi, immagino, alla stessa cosa. Esatto, sì, infatti è una canzone che va a rispecchiare la libertà in generale, una libertà universale che non parla di determinate età o di determinati sessi, diciamo, va a prendere l'amore nella sua totalità, nella sua universalità, questa canzone. Perfetto, e porterete il vostro punto di vista. E andiamo alla performance. Lo so che Alessandro ha detto non voglio spoilerare niente, infatti spero che Riccardo si faccia magari scappare qualcosa. Anche dal punto di vista di stile, scusate, ma son donna, ve lo chiedo, voi siete due molto stilosi.
insomma, avete il vostro modo, il vostro mood, probabilmente, sicuramente Alessandro, l'amore per la moda, insomma, si vede per chi ti segue. E come avete scelto, perché comunque si va sul palco insieme e si va sul palco anche fisicamente, cioè portando... Volevamo salire nudi, ma ci hanno detto che non si può. Ci avevamo preparato pure le mutande ad hoc, guarda, bocciati. Poi tra l'altro lo sapete che per il Fanta Sanremo i capezzoli contano e fanno punti, quindi nudi, chi vi aveva in squadra avrebbe fatto un sacco di punti. Quindi sappiamo che non sarete nudi, sarete vestiti. Ah, non si sa, non si sa niente. Ah, non si sa, cioè non mi volete dire niente. Pensavi che lui ti dicesse qualcosa, invece... Insomma, non riesco a scucirvi assolutamente niente. Speravo di fare un colpo, ma non ce la faccio. Almeno mi potete dire se siete abbinati, ognuno si fa gli affari suoi. No, è tutta una sorpresa. Vabbè, ok. Oh, raga, ci ho provato, d'altronde il mestiere che faccio è questo. Allora, l'importante è sempre provarci, mi raccomando. Grazie. E non riuscirci, come in questo caso, evviva! Allora ragazzi, facciamo il salto in avanti, mettiamo che abbiamo già archiviato la performance, anzi le performance che vi porteranno alla serata dei duetti. Vi siete, permettetemi di dire, complicati un po' la vita, nel senso che avete scelto un brano tosto che è Il cielo in una stanza, un po' per immaginario, un po' per il personaggio Gino Paoli, un brano che richiede un'interpretazione particolare. Tanto lo so che non mi direte niente neanche su questo, però almeno come mai la scelta di questo brano? Perché? Abbiamo scelto questo brano perché pensavamo che volevamo mantenere innanzitutto un po' la cosa elegante da brividi al cielo in una stanza, e poi in realtà ci piaceva il filo emotivo che c'era tra questi due pezzi, che parlano un po' tutte e due con la parola del cielo, però il significato infine è la libertà. Non so se ti arriva questa cosa, cioè quando tu ascolti Il cielo in una stanza ti arriva la libertà infine anche del pezzo, no? Sì, un amore senza limiti, no? Esatto. Perché alla fine le pareti non esistono più, quindi è un po' il filo che collega la storia che vogliamo portare su quel palco. E a noi ci piaceva l'idea di dire che infine l'unico posto dove c'è davvero la massima libertà, che tra l'altro è misterioso, è il cielo, infine. Ok, e c'è stato uno dei due che ha proposto la canzone all'altro, come è venuta la scelta? Ma in verità anche qui eravamo in studio con Michelangelo ed è la prima canzone che abbiamo provato. La prima che abbiamo proprio provinato, registrato, è stata quasi fatale perché in realtà noi l'abbiamo provinata non scegliendo già che fosse lei, no? È partita, abbiamo iniziato a cantarla tutte e due, quindi abbiamo detto ok. È quella, insomma, non ci faccia neanche venire i dubbi, andiamo dritto lì. Ragazzi, vi chiudo con l'ultima cosa, poco simpatica lo so, ma voi siete quotati benissimo come vincitori del festival. Vai con gli scongiuri, potete farli anche sotto in modo che magari non è carino da vederli, però vi approcciate, immagino lo sappiate benissimo, a questo festival con già l'etichetta dei possibili vincitori, dei papabili vincitori. Come abbiamo già detto mille volte, chi è il favorito non vince mai. Io quando ho vinto non mi conosceva manco la vicina di casa, quindi è un po', capito, non porta benissimo sta. Però come si fa, siete molto conosciuti, siete molto amati e non è che possiamo cancellare adesso solo perché... E poi in realtà la quotazione, anche perché chi ha ascoltato la vostra canzone ne ha parlato molto bene, quindi non c'è solamente il fatto siete molto conosciuti, quindi siete... Ma alla fine a Sanremo dipende tutto su quello che fai su quel palco, quindi l'importante è non fare figuracce, andare lì e fare una bella performance, poi come va, l'importante è non avere rimpianti, giusto? Vero, e poi la cosa bella in realtà è che c'è anche un cast molto forte e quindi è positiva questa cosa per tutto il festival e anche per noi, perché ci motiva. Vogliamo anche fare un spettacolo prima di tutto, esatto. Tra l'altro, insomma, calcherete il palco con dei mostri sacri della musica italiana. Avete già avuto modo di avere a che fare con qualcuno, immagino, se no, forse a distanza? So, Gianni Morandi, sì. Massimo Ranieri. Io lo dico sempre, Gianni è il numero uno. Io Massimo ancora non l'ho visto, però voglio beccarlo perché per me è veramente ancora... Caspita, tanti anni, grandi voci, grandi brani, quindi immagino che sia una questione anche di ottima esperienza. Ragazzi, io vi ringrazio, spero di riavervi nel corso di questa settimana, che non sia questa l'unica volta che ci incontriamo. Se fosse così, un grande in bocca al lupo a entrambi.
Crepis, grazie mille, a presto. Ciao. Ciao. Un saluto a tutti, ciao.